Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2 e siamo in una nuovissima guida barra missione parallela. Infatti quest'oggi ci andremo a giocare la missione parallela numero 102 per andare ad ottenere ovviamente alla fin fine, con la conclusione suprema, gli abiti di Kaba, o meglio la tuta da battaglia di Kaba. Come potete vedere, sì, il mio personaggio in questo momento è indecente. Perché? Perché sono stato sfortunato, ho già giocato questa missione ed ho ottenuto praticamente la parte inferiore degli abiti di Kaba. Ed è così che il mio personaggio praticamente si ritrova al momento, cioè con sotto gli abiti di Kaba, ma che stanno malissimissimo sopra gli abiti di Kaioshin. Comunque, lasciamo stare, non fa niente, ci giochiamo la missione così. Mamma mia, che indecenza, che indecenza! Cioè è bruttissimo, non ci voglio mai credere, ma non fa niente, dai, ci divertiamo. Allora, vi faccio vedere un attimino i requisiti per questa missione. Allora, missione 102, eccola qui, sesto universo nei guai. Dovremo affrontare Golden Freezer, Broly e Janimba Time Breakers. Cosa che dobbiamo fare prima di tutto? Dobbiamo concludere la battaglia con tutti gli alleati in vita. Ora vi spiego, la battaglia è divisa in tre fasi. La prima fase, che praticamente si combatterà nel cielo, sarà insieme a Frost, cioè sarà contro Golden Freezer con alleato Frost. E Frost deve sopravvivere. Seconda fase, ci sposteremo nello spazio. Questa volta combatteremo contro Broly e in questo caso avremo come alleato Kaba, e anche qui Kaba dovrà sopravvivere. Terza ed ultima fase, ci spostiamo negli inferi, dovremo combattere contro Janemba Time Breakers. Questa volta avremo come alleato Hit e anche lui dovrà sopravvivere, quindi questi sono i requisiti. Le reward sono queste qui, tuta da battaglia Kaba, non arrenderti, alzati, te ne farò pentire, va benissimo, sappiamo tutto. E quindi io direi che ci vediamo a questo punto in missione. Perfetto signori, eccoci quindi in battaglia. Allora, sesto universo nei guai, questa è la missione parallela numero 102. Inizio col dirvi che la missione non è assolutamente semplicissima. È sicuramente più fattibile rispetto alla 101, anche se comunque, come vi ho fatto già vedere sul canale probabilmente, la 101 con il metodo che vi ho fatto vedere è diventata davvero un qualcosa di estremamente semplice. Qui in questo caso non possiamo utilizzare quel metodo, e cioè se non conoscete il metodo era praticamente quello lì di rimanere insieme agli alleati. Qui non possiamo farlo perché, dato che comunque di area in area l'alleato che, ad esempio, vi faccio l'esempio così subitissimo. Qui abbiamo Frost in quest'area, ok? Ora, nel momento in cui si attiva la prossima area per andare a sfidare ovviamente Broly, Frost scompare. Quindi non rimane con noi, scompare perché deve far posto a Kaba, che Kaba prenderà ovviamente posto nella prossima area. Quindi appunto andrà al posto di Frost, però nella prossima area. Quindi come potete vedere i personaggi si alterneranno di area in area e quindi non possiamo utilizzare quel metodo, semplicissimo. Quindi questa qui dobbiamo effettivamente giocarcela come si deve. Tanto Freezer già lo stiamo facendo malissimo, mamma mia che indecenza il mio personaggio comunque, di un'indecenza estrema. Tra l'altro vedevo uno che somigliava tantissimo a Black Goku, però con gli abiti di Kaioshin, e devo dire la verità è molto molto carina come idea. Quindi spostiamoci nella prossima area. Ok, prossima area. Allora, siamo nello spazio, ricarichiamo una nuova supernova che come vedete è abbastanza utilizzata. Anzi, lui ha utilizzato la supernova cooler, che mi sa che prima o poi la utilizzeremo anche noi, perché è molto molto forte e soprattutto veloce. E come potete vedere lì come alleato abbiamo Kaba. Quindi come vi dicevo, il metodo che vi ho fatto vedere per la missione parallela numero 101 non vale anche per la numero 102, come è giusto che sia. Quindi carichiamo una nuova supernova. Dai, questa missione dobbiamo terminarla davvero il prima possibile. La conclusione suprema si ottiene qui, tranquilli. Basta che devastate questi nemici come stiamo facendo noi e sicuramente la ottenete senza alcun problema. Dai, voglio andare di super danza folle. Niente da fare, non voglio andare più di super danza folle. Però voglio andare di Kamehameha Big Bang, così, dai, una mossa quasi a colpo sicuro. Proviamola, ecco qui. Infatti non è andata a segno quella supernova, però terminiamo noi con la Kamehameha Big Bang e otteniamo anche l'equipaggiamento. Quindi spostiamoci nella prossima area ed andiamo ad affrontare il nostro carissimo Janemba Time Breakers. Ok, eccoci qui, siamo negli inferi e siamo prontissimi ad affrontare questa volta Janemba Time Breaker. Quindi carichiamo subitissimo una bella supernova, vai supernova. Non lo abbiamo preso.
Non lo abbiamo preso. Finiscila con questo piattino della furia. Mi sembra sia il piattino. Sì, è il piattino sicuramente. Quindi, dai, carichiamo un'altra supernova. Guardate quante supernova che stiamo facendo qui, incredibile. Dato noi siamo quelli lì che forse l'avranno colpito. Ah, ecco, l'abbiamo colpito stavolta. Lasciamo stare. Stavo per dire una cosa che in tutta sincerità non mi merito, anzi, non si merita il nostro Blaze. Tra l'altro in condizioni... Cioè, guardate quanto... Quanto è indecente. Quanto è indecente. Questo davvero è forse uno dei più brutti capitoli della storia del nostro Blaze. Mamma mia, mamma mia. Un'indecenza di abiti. Dai, continuiamo a devastare questo Janemba. Dai, ecco qui. Conclusione, conclusione. Quindi, abbiamo fatto sopravvivere i nostri alleati, ma come vedete è una cosa davvero... che viene con una naturalezza estrema, soprattutto se avete una squadra forte. Quindi, It si risveglia in questo caso, cerchiamo di far sopravvivere anche lui, anche se se muore in tutta sincerità non dovrebbe importarci. E quindi attacchiamo Super Ichilon e Super C17 e poi concludiamo la missione. Intanto qui, mi sa che non l'abbiamo beccato per nulla. Oh Blaze, devi rialzarti però, non puoi rimanere così a terra. So che sei indecente con questi abiti e te lo meriteresti, però... In realtà me lo meriterei io, perché sono io che gli ho messo questi abiti. Comunque, dai, continuiamo così. Super danza folle, ecco. Mannaia, mi hanno interrotto la super danza folle. Vabbè, lasciamo stare. Quindi continuiamo ad attaccare questo Super Ichilon, che si merita tutto il male di questo mondo. Ecco qui. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, li stiamo facendo malissimo. Li stiamo facendo malissimo. Dai, Kamehameha Big Bang. Vediamo, ecco qui. Beccato. Supernova, dai, vai, vai, supernova, supernova. Anzi, super sfera evanescente, proviamo un attimo. Questa andrà a vuoto. Cosa vi dicevo? Regà, la super sfera, non so se ve l'ho già detto, probabilmente sì, ma la super sfera evanescente è stata nerfata un casino. È stata nerfata, non fatemi dire come cosa, come la cacca è stata nerfata. Cioè è diventata la mossa più scandalosa del gioco. Cioè è impossibile da usare, credetemi. Comunque, continuiamo ad attaccare questo Super C17. Dove volevi andare? Dove volevi andare? Mamma mia, dai, continuate così che li stiamo facendo malissimo. Dai, supernova. Supernova, dai, dai, dai. Mi sta casando un botto questa missione. Come ti sei permesso? Mi domando, come ti sei permesso di distruggermi la supernova? Ecco, te ne becchi subito un'altra. E adesso la carichiamo noi e ne proviamo a fare un'altra, perché qui mi ha fatto incazzare lui. Non devi permetterti assolutamente di interromperci le supernova. Allora, ora per te arriva la fine, numero 17. Per te arriva una fine che nemmeno immagini. Cioè ti devasto completamente adesso. E adesso non faccio, non lo dobbiamo far capire nulla adesso. Basta con la supernova, in realtà ne faremo ancora altre, mi sa. Ecco, ecco, adesso. Adesso è il momento, raga. Ce l'ha tolta due volte. La vedo impossibile che ci toglie anche una terza volta la supernova. Vai supernova, attacca per favore. Eccola, eccola. Ah, te la becchi? No, mi sa che non se l'è beccata di nuovo stavolta. Però almeno non ce l'ha interrotta. Guardalo, guardalo come si diverte lui. Ma ti stai divertendo tantissimo, C17 in questa missione. Porca miseria, adesso ti distruggo. Cioè, non dobbiamo fargli capire davvero nulla. Kamehameha Big Bang. Ecco qui, beccati sta Kamehameha Big Bang dritta in viso. Tra l'altro guardate che bella difesa che c'ha, Ha una difesa davvero molto molto alta lui. E quindi, come potete vedere, perciò stiamo un attimino faticando. Tra l'altro lo stiamo combattendo anche solo noi adesso, ma non fa nulla. Quindi continuiamo ad attaccarlo, continuiamo a concatenare magari una bella Kamehameha Big Bang ancora una volta. Ecco qui, dai, andiamo io alle spalle. Perfetto, dai. Kamehameha Big Bang, vediamo. No, ci ha bloccato. No, raga, ci sta bloccando di tutto questo. Adesso mi fa incazzare qui, Mamma mia, mi sono fatto anche rompere il vigore, cioè... Incredibile. Dobbiamo ricominciare a lottare bene, Stiamo lottando maluccio qui, lo ammetto. Stiamo lottando un attimino maluccio. Abbiamo iniziato molto molto bene, ma qui stiamo andando a finire male. Quindi dai, continuiamo così. Ecco qui, dai, Super C17. Ah, peccato, 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 peccato. L'ho gestita male questa. Dai, Kamehameha Big Bang. Beh, almeno se ne è preso un pochino, dai. Questo è l'importante. Supernova, supernova, subito, subito. Lanciala. Mannaia, perché non c'ho la cooler? Mannaia. Dovevo mettermela. Comunque,
fa i suoi sporchi danni la supernova di Freezer sicuramente. E quindi dai raga, però nemmeno loro che stanno lottando praticamente in due non riescono a togliere di mezzo Super Inchilon. Cioè cos'è? Cosa state combinando in sta missione? Fatemi capire. Senti, sta fermo. Mi sto incazzando adesso, ve lo dico. Mi sto incazzando. Mi sto incazzando. Questa missione era partita troppo bene e sta finendo male. Non capisco perché. Allora, dai. Continuiamo di nuovo con le combo, eh. Continuiamo così. Ecco qui. Nulla da fare, dai. Big Bang. Big Bang. Non concludiamo ancora una volta. Dai, dai, dai. Super danza folle se ci riusciamo. Oh, perfetto. Nemmeno hanno tolto di mezzo Super Inchilon. Cioè, davvero? Sul serio? Quanto ci vuole a toglierlo di mezzo? Ma troppo che ho tolto io prima Super C17 che Super Inchilon. Quindi, otteniamo la conclusione suprema. Come vedete, si ottiene tranquillamente in questa missione. Otteniamo anche una bella Z. Conquistatore. Mamma mia, nemico potente sconfitto. Perfetto. Perfetto, subdolo. Vediamo. Dovremmo aver ottenuto la tuta da battaglia. Abbiamo ottenuto le mani, non ci credo. Però abbiamo ottenuto le super anime. Adesso ce le andiamo anche a vedere. Ok, perfetto. Eccoci tornati a Canton City. Ed andiamo quindi a vedere insieme cosa fanno effettivamente queste super anime. Allora, iniziamo con Tenefaro Pentire. Super anima di Kabba. Si attiva in modalità Super Saiyan. E in pratica ci potenzia gli attacchi normali. E ci potenzia gli attacchi in mischia. Mentre abbiamo Non arrenderti, alzati, super anima di Frost, e si attiva una volta sola quando siamo KO. Quindi rianimazione con barra salute a 1, annulla temporaneamente tutti i danni legati agli attacchi e potenzia temporaneamente la forza degli attacchi in mischia. Super anima che non utilizzerò praticamente mai nella vita. Tra l'altro vediamo anche un attimino insieme le mani degli abiti di Kabba e ovviamente anche il costume inferiore. Infatti come potete vedere come mani ha quei bracciali molto molto grandi e invece nel costume inferiore ha anche delle fasciature ad altezza gambe. Quindi alla fin fine questi sono gli abiti ovviamente di Kabba insieme all'abito superiore che ancora non abbiamo e insieme ai piedi, che però comunque andrò ad ottenere ovviamente facendomi delle altre missioni parallele, ovviamente sempre la 102. Quindi signori, il metodo alla fin fine è questo, ovviamente per ottenere la conclusione suprema. Fate più volte possibili questa missione per ottenere ovviamente tutto il set di abiti di Kabba. Quindi signori, spero che a questo punto il video vi sia piaciuto, è stata anche una missione molto molto carina, quindi vi invito a lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete il video, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.